Dopo 79 anni la nazionale è tornata sul campo del Ferruccio. Nell'autunno del 1937, alla vigilia del campionato mondiale di Francia, la nazionale guidata da Vittorio Pozzo si allenò sul prato dello stadio voluto dal cavaliere Umberto Trabattoni. Ieri la maglia azzurra era sulle spalle della nazionale Under 20, impegnata contro i pari età della Svizzera nella terza partita del torneo Quattro Nazioni. Dopo le due vittorie contro Germania e Polonia, gli azzurrini di Chicco e Vani poco hanno potuto contro una Svizzera che ha dimostrato una maggiore qualità. I rossocrociati sono usciti alla distanza nel secondo tempo dopo essere andati sotto per ben due volte nel corso dei primi 45 minuti con Orsolini e Lagumina. E proprio l'attaccante della Ternana all'inizio del secondo tempo ha mancato il colpo del KO. Nella ripresa gli svizzeri prendono campo e dopo 10 minuti pareggiano. Al 25esimo arriva il gol del vantaggio e poi a 10 minuti dal termine il definitivo 4-2. Oggi abbiamo fatto fatica proprio a stare ordinati in campo, non riusciamo soprattutto nel primo tempo a chiuderli in una certa maniera. Anche nel secondo tempo potevamo chiudere la partita perché Lagumina ha avuto due palle per poter fare il terzo gol. Ma questi sono episodi che lasciano il tempo che trova. Noi nella gara potevamo fare sicuramente meglio. Il momento di crescita, il grande obiettivo adesso però poi sarà maggio con i mondiali in Corea del Sud. Sì, con i 97, anche quello è importante vedere e fargli fare più esperienze possibili, infatti la maggior parte sono quasi tutti 97, e farli crescere, sperando di arrivare poi pronti per quella data. E Seregno ha risposto presente. Il Ferruccio sold out con oltre 1000 tifosi in un martedì d'autunno per la prima di una partita ufficiale della nazionale è stato il gol più bello.